Alà, ragazzuoli, oggi vi porto, aspettate che accendo la luce, meglio, piccolo accessorio, come solito vi porto anche qualche video delle spesucce che faccio per me, è un prodottino ragazzi, è uno Switch HDMI, lo apriamo insieme al pacchetto di Amazon, piccolino, che spreco, allora, via, alà. Ragazzi, questo è un piccolo switch HDMI, ok, in-out, chiaro? Quindi due entrate e un'uscita per due dispositivi, o un'entrata e due uscite nel caso uno voglia collegare una console, metti caso un proiettore e TV, una volta vuoi usare il TV, una volta il proiettore, hai due uscite che quindi una la colleghi appunto su un proiettore e una sulla TV. Spacchettiamolo veloce, sarà molto veloce ragazzo spacchettamento. Ti danno anche degli stickers, non so, forse pensano anche ai figli, io ho una figlia, magari questi li regalo a mia figlia, però vabbè, ci stanno. Dentro abbiamo anche un piccolo librettino che ti spiega molto probabilmente in maniera facile, sì, come utilizzare il prodotto. Già rotto. Allora ragazzi, solito, bello, tutto in metallo, questo è tutto in metallo, vedete? Due da una parte e una dall'altra. In tutte e tre si può fare sia entrata che uscita. Ma c'è poco ragazzi da recensire, è bello, alla mano. Anche il pulsantino è ben assemblato, dà un buon feeling, sembra in gomma, no, è in plastica. Sì, è tutto in metallo, raga, bello, bello, mi piace. Raga, andiamo un attimo velocemente a farvi vedere un piccolo utilizzo, ma è giusto per condividere un prodottino che è molto, molto utile. Vai! Ok, ragazzi, ci siamo, piccola dimostrazione. Io in questo caso l'ho collegato al monitor del PC tramite un HDMI e al televisore tramite un'altra. Io adesso sto giocando con col TV. Metti caso voglio trasferirmi sul monitor, che ci fosse un proiettore, che ci fosse un altro TV, qualsiasi altra cosa, basta schiacciare il pulsante e lui in un attimo, cambiando la fonte, mi passa. Semplicissimo raga, niente di che, ma proprio una cosa semplice, rischiacciate, ritorna sull'altro schermo e si può fare la cosa ovviamente inversa. Io adesso ho collegata la Stick Arcade, è chiaro? Basta, eccola, basta premere e mi va sulla Fire Stick TV, ok? Che adesso non l'ho connessa perché va aggiornata, eccetera. Quindi qui un attimo ragazzi, sto un po' accampato con i cavi eccetera, però è una cavolata raga, è veramente veramente l'utilizzo è veramente semplice, immediato, e ripeto, a chi serve è un buon prodottino che si trova veramente ad un prezzo abbordabile raga, per tutti. Ok raga, abbiamo visto come funziona, fa il suo lavoro. Io l'ho provato massimo con un cavo da HDMI da 5 metri e regge abbastanza il segnale. Comunque raga, quando dovete andare su distanze superiori, io lo so che c'è qualcuno che fa le prove con sti cosi 10 metri, però se ci fate caso, la prova col cavo da 10 metri è un cavo arrotolato lì vicino. Le cose cambiano quando il cavo deve iniziare a far strada vicino a prese di corrente, segnali, wifi, router. Lì ci può incominciare a essere interferenze quando il cavo inizia a essere piegato un po' troppo. Quindi quando andate con cavi HDMI superiori a 5 metri, raga, sti cosi prendeteli alimentati. Ok? Perché l'alimentazione non è una cosa che fa sprecare corrente. L'alimentazione sta lì per ampliare il segnale, per dare potenza e quindi per mantenerlo solido e chiaro a lunghe distanze, ok? Non è un spreco, non è dire, ah, questo non è alimentato, meglio, non devo attaccare la corrente. E no, quelli che sono alimentati hanno un motivo, non è che è uno spreco. Quindi devi attaccare un TV a 2 metri, l'altro su quell'altra stanza che il cavo fa a 12 metri, li dovete prendere alimentati.
perché magari a 1 su 10 vi va a culo che riuscite a avere una visione chiara senza disturbi, ma quegli altri di solito, ragazzi, non funziona così, perché comunque sia c'ha mille disturbi il cavo. Questo fa il suo. Per quello che ci devo fare io, a me basta, perché poi devo usare tutto nel raggio di 3-4 metri neanche, quindi va benissimo. Lo trovate su Amazon, ragazzi, a una decina d'euro, 1080p 120, 4K 60 Hz, quindi non di più. Ovviamente è 2.0, ok, altrimenti ci vuole il 2.1 da HDMI. 10 euro l'ho pagato, a volte lo trovate a 18, a volte lo trovate a 9 euro, non di meno. Se lo trovate una decina, compratelo se vi è necessario. È buono, in metallo, raga, c'ha una buona qualità costruttiva. Raga, se ci avete domande fatele. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, ragazzi. Ciao!